Buongiorno, buon caffè. In questo libro, sempre del nostro amico Henry Nguyen, La voce dell'amore, una frase che mi ha molto colpito e mi ha indotto a riflettere molto. La frase dice questo: comincia semplicemente ad ammettere che non puoi curarti da solo. E qui si apre un mondo. Già, perché questo è vero dappertutto. Non soltanto quando l'aspetto curare può pensare, far pensare, come dice il libro, all'anima, anche semplicemente al corpo, ma in ogni situazione noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti. Anche nel lavoro, ad esempio, anche nella crescita professionale, anche nell'educazione, in tutti gli ambiti. Perché abbiamo bisogno di qualcuno che ne sa più di noi? No, non è tanto questo il punto. È qualcuno che è fuori da noi e può guardare le cose con una maggiore obiettività, con una maggiore capacità di staccarsi anche da emozioni forti e prenderci per mano, farci vedere con maggiore chiarezza, con migliore chiarezza, quella che è la nostra strada. Abbiamo tutti negli occhi quella famosa scena del film Per vincere domani, in cui il giovane Scott Baio vuole imparare il karate e il maestro Pat Morita lo mette a dipingere una staccionata, a dipingere una casa, a pulire delle auto. Insomma, lo mette a fare delle cose che apparentemente non servono a nulla, ma che in realtà poi vedremo anche nel film hanno un grandissimo impatto. Ma più di tutto c'è la capacità di imparare, di obbedire, di farsi guidare da qualcun altro, di non pretendere di essere soli a decidere il nostro scopo. E questo mi ha fatto pensare a un altro elemento importante. Il fatto cioè che oggi si vuol distruggere ogni relazione. Oggi il tentativo è quello di sentirsi indipendente, nel senso pieno del termine, cioè di non dover, non voler, non aver bisogno di dipendere da nessuno. In realtà noi viviamo dentro una relazione. Aut duo, aut nemo, diceva Le Doncelles, e spiegava che o siamo in due, siamo all'interno di una relazione, attraverso una relazione di amore e di donazione cresciamo, o altrimenti non siamo niente. E questa frase oggi me l'ha riportato alla memoria. Ve lo lascio come regalo e spero come spunto per riflettere, ragionare e discutere insieme. Buongiorno e buon caffè.